Allora, innanzitutto desidero ringraziare la WIL per questo invito. Invito che voglio considerare la riaffermazione di una volontà di mantenere aperto e vivo un dialogo con Confindustria, dialogo sul quale penso che siamo obbligati ormai a costruire dei fatti positivi per lo sviluppo del nostro tessuto industriale. Io vorrei partire risponderò ai quesiti che mi ha posto il moderatore, ma vorrei partire ragionando un po' anche su quello che è il tema di questo convegno, il merito. Allora, come sostiene qualche storico, l'affermazione della meritocrazia, cioè del potere affidato al valore, nella storia occidentale ha una data di nascita, il 15 giugno 1215, giorno in cui viene firmata la Magna Carta, che impegna finalmente anche il re ad ubbidire alla legge. Con essa, con questo documento, si afferma il principio secondo il quale i comportamenti dei singoli, anche quelli del sovrano, sono sottoposti nell'interesse del bene comune a valutazioni di merito da parte della comunità. Ma io non sono qui per fare l'ovvio elogio di una società fondata esclusivamente sul merito, anche perché questa questione probabilmente avrebbe necessità di analisi e approfondimenti meno scontati di quello che a primo acchito può sembrare. Non sono qui per fare questo elogio perché mi porterebbe probabilmente troppo distante da ciò che invece mi preme dirvi. Vorrei parlarvi piuttosto dell'indignazione che noi dovremmo manifestare ogni qualvolta viene mortificato l'entusiasmo di un lavoratore, così come di un'impresa, che, acquisiti sul campo i meriti, aspira legittimamente ad evolvere, a crescere. Perché se l'obiettivo di ogni comunità è quello di creare un contesto sociale nel quale ciascun individuo possa esprimere liberamente le proprie potenzialità, non si può prescindere da una società fondata su regole certe, efficaci e soprattutto rispettate. D'altronde, se siamo qui insieme a parlare di merito, è perché avvertiamo la necessità di rendere queste regole adeguate ai nuovi bisogni delle imprese e dei lavoratori. È evidente, la nostra società è bloccata, è fondata in larga misura sui privilegi, non garantisce l'ascensione sociale e quindi troppo spesso vanifica le energie creative della comunità, soprattutto quelle delle nuove generazioni. E se la politica, cui spetta il compito di determinare le regole, non è riuscita a riformare sul merito neanche la selezione della propria classe dirigente, si pensi soltanto alle liste bloccate. Dobbiamo prendere atto che non è in grado di farlo da sola. Ora, quindi, non abbiamo scelta. Sta a noi. Spetta alle rappresentanze sociali esprimere una leadership vera e perciò basata sulla progettualità e misurata sui risultati. Così da spingere la politica a realizzare le riforme necessarie. E l'efficacia delle nuove regole dovrà essere misurata sulla capacità di armonizzare le ambizioni di una comunità con le opportunità offerte dal mondo. Chi oggi si confronta ogni giorno con il mondo, con le difficoltà di questo nuovo mondo, siamo innanzitutto noi, imprese e lavoratori. Per questo avvertiamo il bisogno di regole moderne, al passo con i tempi, capaci di garantire crescita civile, economica e quindi progresso civile e giustizia sociale. Sta a noi, tocca a noi che questa crisi ancora la sentiamo, evitare che ancora una volta ci si aggrappi ad un passato consolatorio. Perché, vedete, come sempre accade, nelle difficoltà è facile cercare conforto nel romanticismo della povertà, quando eravamo poveri ma dignitosi, umili ma fieri, dimessi ma solidali
E così diventa anche facile dimenticare che a quel tempo ogni lavoratore non era considerato una persona, ma solo un fattore di produzione. Dobbiamo convincerci, invece, che senza sviluppo e senza crescita economica non può realizzarsi alcuna idea di progresso né di giustizia sociale. E che il vero progresso presuppone che l'uomo rappresenti un fine e non un mezzo. Oggi è la crescita economica, quindi, la frontiera sulla quale anche dobbiamo costruire anche un nuovo sistema di relazioni industriali, di cui ne avvertono il bisogno tanto gli imprenditori quanto i lavoratori. Il primo passo, a nostro avviso, da compiere è non lasciarsi sedurre da un nuovo vincolo consociativo che tenti di consolidare ancora una volta parti sociali e politica. Perché dobbiamo avere il coraggio di dirlo. In passato la responsabilità è stata anche la nostra, di imprese e di sindacati, che in un contesto storico ed economico certamente molto meno competitivo di quello attuale, perché assistito dalla cosiddetta svalutazione competitiva, abbiamo barattato un sistema di elevate garanzie con bassi salari. Il tutto con il consenso della politica, che si è così garantita una pace sociale a lei utile. Adesso sta a noi riconfigurarci, ma in ragione di un mondo che è profondamente cambiato. Il nuovo patto tra sindacato ed imprese dovrà fondarsi dunque sull'equazione produttività e flessibilità in cambio di salari adeguati. Ai lavoratori e agli imprenditori, perciò, spetta il compito di realizzare in ogni singola azienda ed in ogni comparto la crescita del valore aggiunto. Quel valore aggiunto che potrà poi essere redistribuito sotto forma di reddito, in base agli apporti sia di capitale che di lavoro, utilizzando come metrica l'unica strada efficace, incentivare e riconoscere il merito. E questo l'unico paradigma che riconosciamo per poter discutere, come ci chiede il sindacato, della partecipazione dei lavoratori ai profitti realizzati dall'impresa. Delegittimare gli imprenditori o quei sindacati che hanno scelto il confronto, anziché l'antagonismo preconcetto, è un approccio culturale che non paga. Non paga soprattutto in questa fase, nella quale è assolutamente necessario attenersi soltanto alla sostanza, al merito delle questioni, senza strumentalizzazione. Non abbiamo altra strada. O ci salviamo tutti o non si salva nessuno. E anche la politica deve smettere di considerarsi come un vigile al centro di un bivio dove corrono le opportunità e che decide le precedenze secondo il proprio esclusivo tornaconto. La politica invece ha il compito di agire per rendere competitivo e accogliente il territorio nel quale le imprese e i lavoratori operano. Deve riconoscere e valorizzare le competenze, ma quelle vere. Deve finalizzare gli investimenti materiali ed immateriali in modo coerente con i tempi e le attese del mercato, perché sono questi gli elementi che attraggono quelle imprese che tutte le comunità vorrebbero al proprio interno, cioè quelle imprese che non giocano la propria capacità competitiva sui mercati soltanto rincorrendo il basso costo del lavoro. Signori, non possiamo accontentarci del futuro che ci capita e per questo dobbiamo fare la nostra parte. Va sancito un patto autentico su obiettivi concreti tra il mondo produttivo, le istituzioni e gli altri protagonisti dello sviluppo sociale. Le comunità che crescono si reggono su valori condivisi e su patti finalizzati, ma soprattutto sulla loro capacità di costruirli, condividerli e rispettarli nei fatti. Noi in Confindustria nei giorni scorsi abbiamo presentato un progetto di creazione di una rete di imprese nel settore automotive per accompagnare
il progetto Fabbrica Italia sull'asse delle produzioni Fiat di Melfi e di Pomigliano. Per realizzarlo abbiamo chiesto a tutti i protagonisti dello sviluppo locale di supportare, ognuno per il proprio ruolo, le azioni della rete. A parte lo sprono ad andare avanti da parte della UIL di Basilicata, e di questo gliele rendiamo merito, stiamo ancora contando i giorni di silenzio imbarazzante che è seguito alla nostra proposta. Noi ancora speriamo, però, che maturi la consapevolezza della posta in gioco. Mentre in Campania, proprio in queste settimane, si stanno già attrezzando per realizzare le nostre idee, il nostro progetto. Allora sta a noi decidere, altrimenti, ancora una volta, saranno gli altri a farlo per nostro conto. Vedete, quando si parla di fenomeni economici, le scelte e la loro misura non sono un'opzione, sono una necessità legata ai tempi di attuazione. Perciò quello che noi chiediamo sono decisioni, senza ulteriori tentennamenti, perché la variabile tempo ha la stessa dignità degli altri fattori di produzione. A tutti gli attori in campo, alle imprese, ai lavoratori, alla politica, ai governi territoriali, dico che non bisogna aver paura di mettersi in gioco, stringendo patti limpidi ed onesti con tutti coloro che sono in grado di offrire opportunità di sviluppo. Prendiamo il caso Fiat, che ha funzioni e ruoli di responsabilità di rappresentanza, non può esimersi dall'elaborare una strategia che consenta di cogliere le opportunità date da un grande gruppo industriale presente sul nostro territorio. Anche qui, se Fiat, alla prova dei fatti, investirà con convinzione sul nostro territorio, noi tutti dovremo accettare la sfida di garantire una migliore competitività complessiva del nostro territorio, senza aver paura di confrontarsi, perché è proprio la paura a costringerci spesso in posizioni difensive e a farci cadere nella tentazione di considerare come un ricatto quelle condizioni reciproche che invece sono alla base di ogni patto. E agli imprenditori, così come ai lavoratori, dico di fare molto attenzione proprio alla paura che, utilizzata dalla cattiva politica per offrire protezioni in cambio di consenso, può continuare a tenere ancorato ai privilegi il nostro sistema economico e sociale. Spetta a noi impedire che questa moneta, questa cattiva moneta, continui a circolare in una democrazia che aspira legittimamente ad essere matura. Bisogna dirlo, quello che oggi manca è il coraggio, quel coraggio che trova nella passione civile il suo innesco. È da tempo, infatti, che la passione non si manifesta più sul fronte civile, ma ormai, spinta dall'avidità, muove solo in una prospettiva personale o familistica. Caro Carmine, tu sei invece, chi ti conosce bene lo sa, uomo di passione civile, ed è agli uomini come te che mi rivolgo, perché sentiamo il bisogno di un autentico slancio civile da contrapporre al cinismo di quella politica che dei bisogni delle imprese e dei lavoratori ne fa solo strumento di raccolta di consenso. Abbiamo bisogno di passione, dunque, per compiere quelle scelte di coraggio che in questo momento sono determinanti e che non possiamo più ulteriormente rinviare. Dobbiamo insieme progettare e costruire i fatti. Come diceva il generale storico Tucidide, sicuramente i più coraggiosi sono coloro che hanno la visione chiara di ciò che li aspetta, così nella gloria come nel pericolo, e tuttavia l'affrontano. Vedete, il futuro non ci aspetta nelle anticamere delle segreterie politiche. E questo lo dico
soprattutto ai tanti giovani presenti. Dovete avere il coraggio di piegarvi solo e soltanto per raccogliere la vostra storia e con coraggio costruire il vostro futuro. Un futuro a schiena dritta.